Oggi siamo nel porto turistico di Roma, ad Ostia. I nostri mezzi navali stanno per mollare gli ormeggi, alle operazioni parteciperà anche un nostro nucleo subacqueo e sarà coinvolto un diving locale. È l'inizio della campagna Mare Pulito. Oggi è la giornata mondiale degli oceani, questo bene prezioso a cui tutti dobbiamo prestare la massima attenzione. Invitiamo tutti e stiamo insieme oggi ai diving e al nostro personale dei nuclei subacquei per bonificare i nostri fondali, fondali che sono stati negli anni assaliti dall'uomo con i suoi rifiuti. Un'iniziativa che serve a sensibilizzare tutti, a far crescere quella sensibilità che deve esistere in ognuno di noi. Abbiamo negli ultimi tempi lavorato moltissimo con i giovani. Sono loro che prenderanno in consegna questo elemento della natura e lo porteranno nel nostro futuro. Sono loro che dopo di noi avranno la responsabilità di conservarlo nella migliore delle maniere possibili. Insieme lavoriamo per far sì che questo elemento della natura cerchi di tornare a essere quello che deve essere, fruibile per tutti quanti. Grazie all'esperienza di tutti i giorni che viviamo il mare, non sono rari gli avvistamenti di queste reti che ovviamente non si trovano solo in superficie ma piuttosto sono rintracciabili soltanto durante l'immersione. Grazie anche all'intervento della Capitaneria di Porto che riusciamo diciamo, attraverso queste segnalazioni a recuperare le reti e poter salvare il nostro mare. In occasione della giornata mondiale degli oceani sono qui con gli amici della Guardia Costiera per raccontare quella che un po' è la festa della mamma, perché la vita è nata in mare e il mare non solo ce l'ha data ma ce la custodisce, perché è il polmone del pianeta in quanto ci dà il 50% dell'ossigeno, ma è anche il termosifone del pianeta perché regola il clima, non è solo una fonte di proteine e di biodiversità. Certo, il mare è un sistema complesso e ha bisogno di tante soluzioni. La Guardia Costiera fa un grande lavoro occupandosi di ambiente, di sicurezza, di pesca, ma il futuro del mare dipende anche da tutti noi. Da tutti noi. Ce la faremo? Io penso proprio di sì.